Il calendario di eventi tra impegni agonistici ed appuntamenti collaterali è, come al solito, molto intenso per la Fit Sport Italia. Il primo del nuovo anno è andato in scena di recente al Pala di Sfida Mario Borgia, che ha ospitato gli esami di grado per le cinture sia nere che colorate. 200 i partecipanti in rappresentanza delle diverse associazioni sportive di questo territorio: Federico II di Svevia Barletta, Corian Team Trentapoli, Power Fitness Andria, Yulgok Margherita di Savoia e Team Ricco Barletta. Molto buono il grado di preparazione esibito dagli atleti a conferma del soddisfacente lavoro svolto in questi anni con i loro maestri ed istruttori. È molto lusinghiero vedere che anche l'accademia che abbiamo qua a Barletta, che è stata tirata su da me e mio fratello, è riuscita quest'anno a tesserare ben 200 atleti e possiamo vantare numerosi campioni internazionali all'interno con i nostri tesserati. Però non ci fermiamo qui, siamo molto ambiziosi e speriamo di aumentare sia a livello di numero per i tesserati che anche per quanto riguarda gli atleti che possono esprimersi a livello internazionale e regalarci numerose soddisfazioni. La FitSport non si ferma praticamente mai. In arrivo, infatti, ci sono diversi appuntamenti finalizzati a raggiungere la migliore forma in vista dei prossimi campionati europei di Praga. Ogni evento sarà importante per il commissario tecnico del Team Italia, Giuseppe Lanotte, che dovrà valutare sempre con molta attenzione il processo di crescita dei suoi ragazzi. Abbiamo del 7, l'8 e il 9 di febbraio un corso di arbitri internazionali che servirà per tutti gli arbitri da tutta Europa che verranno qui nella nostra città, per potersi accreditare ad arbitrare i prossimi campionati europei che si terranno a Praga. La settimana dopo abbiamo un altro appuntamento organizzato sia di taekwondo che di kickboxing presso l'associazione sportiva Leonetti di Pugilato, dove stiamo organizzando dei match all'interno dell'accademia. E inoltre abbiamo un allenamento di preparazione per la prima trasferta del 2020 che si terrà a San Ferdinando di Puglia il 23 febbraio. E poi un grande appuntamento come ogni anno, abbiamo un'opera internazionale a Mongiò, in provincia di Monza, il 7 e l'8 marzo.